Ciao ragazze, benvenute sul mio canale. Oggi nuovo video, è un video che non giro già da un po' di tempo e riguarda i prodotti terminati del periodo. Ho accumulato vari prodotti, soprattutto per quanto riguarda la cura dei capelli e la skincare. Niente, inizierei subito col mostrarvi i prodotti per i capelli. Allora, primo prodotto che vi mostro è questa maschera per i capelli. Maschera ai cristalli di Masterline, questa. Io solitamente le maschere le utilizzo in maniera anomala, nel senso che le utilizzo prima di lavarmi i capelli e per pettinarli prima di andare sotto la doccia. Generalmente li pettino, quindi sciolgo i nodi con queste tipologie di maschere qui. Ne provo tantissime, e diciamo che finora non c'è una maschera che mi abbia colpito particolarmente. Quindi reputo questa maschera una maschera normale, non mi ha colpito, non mi ha neanche deluso, quindi così così, ecco, diciamo così. Poi altra tipologia di maschera, o meglio creme, sempre per i capelli, che utilizzo allo stesso modo, è questa qui della Sunsilk Liscio Perfetto, che non c'entra niente con la mia tipologia di capelli, lo so, però mi serve proprio per andare a pettinare e districare bene i nodi. Questa non mi è dispiaciuta affatto, la trovo molto morbida, buona anche la profumazione e aiuta a sciogliere bene il nodo. Poi passiamo alle schiume per i capelli. Alterno, anche qui mi piace variare. Prima schiuma che vi mostro è della Pantene, che conoscerete tutte, e spuma Ricci Perfetti. Sì, non mi dispiace, però diciamo che non ha una tenuta eccellente, ma comunque lo reputo un prodotto abbastanza soddisfacente, ecco, diciamo così. Poi altra schiuma è questa, che è una schiuma abbastanza economica perché mi pare che costi 1 euro a confezione. È questa qui dell'Intesa Styling all'estratto d'ortica e pantenolo. Non mi dispiace affatto, pur essendo un prodotto molto economico, mi piace perché ha una durata lunga. Fissa bene il riccio e lì per lì, l'unica pecca lì per lì, mentre si applica e dopo un po' si asciuga, il riccio diventa abbastanza duro, poi piano piano si ammorbidisce proprio perché la tenuta è molto lunga. Altro prodotto è questo della Vital Care Crystal Reflex, che è uno shampoo per capelli colorati. Questo è un prodotto che non mi è dispiaciuto affatto e probabilmente ricomprerò anche. Buono il profumo, buona la consistenza, districa bene i capelli. Buono, un prodotto abbastanza discreto, ecco. Ultimi due prodotti per i capelli sono questo balsamo. Anche questo piuttosto economico, Vermouth, balsamo alle proteine. Nel senso che non è malaccio, ma non è neanche eccezionale. E no, questo non penso che lo ricomprerò, non è cremoso al punto giusto e secondo me non scioglie i nodi in maniera eccellente. Ultimo prodotto per i capelli è questo balsamo comprato al supermercato. Questo non l'ho pagato poco, mi pare sui 4-5 euro ed è un 250 ml. È un balsamo all'avena, è biologico, 98% di ingredienti naturali. Questo mi è piaciuto molto, molto. La consistenza del prodotto è davvero ottima. I capelli li rende morbidi, profumati, buon prodotto, credo che proprio che questo lo ricomprerò. Peccato per il costo perché comunque per 250 ml io utilizzando tantissimo balsamo,
È tanto, è veramente tanto. Per quanto riguarda invece i prodotti per il corpo, sono un po' meno rispetto a quelli dei capelli e inizierei subito col farvi vedere un deodorante. Lo so, un deodorante tanto lo utilizziamo tutti, inutile. Questo è quello della Nivea, Drying Comfort Plus. Li adoro. Sono, secondo me, pur non amando questa marca, già l'avevo detto nei precedenti prodotti terminati, trovo che i deodoranti della Nivea siano ottimi come durata, come profumo, come tutto, come texture, tutto. Quindi è un prodotto che straconsiglio. Odio i deodoranti a spray e a roll, cioè li odio proprio, è una cosa che non sopporto. Altro prodotto che adoro è questo qui, che è un bagno doccia della Garnier, è molto delicato, profumatissimo, e 500 ml, mi pare di averlo trovato all'Ipercoop in offerta. E questo è pappa reale e miele, davvero un ottimo prodotto. Poi, sempre della stessa marca, della Garnier, il balsamo corpo sotto la doccia, che anche questo io adoro, e è all'argana e camelia. È un prodotto fantastico, ragazze. Se avete la possibilità, se vi capita di trovarlo nei supermercati, provatelo perché rende la pelle davvero morbidissima. È una caccola in più che consiglio sicuramente a tutte sotto la doccia. Poi, altro prodotto per il corpo è uno scrub del Livre Rocher. È un balsamo. No, scusate, ragazze, ho letto male. Questo è un balsamo per i capelli senza siliconi. È un balsamo che straconsiglio, un prodotto davvero ottimo, morbido, senza troppe schifezze e gusto jojoba. Davvero un ottimo prodotto. Anche questo ve lo straconsiglio. Poi, ultimi due prodotti per il corpo. Uno è questo, che è la Rila Steel per il seno, che ho utilizzato in gravidanza, ma mi era avanzata, allora mi sono decisa di terminarla. No, questo non mi è piaciuto affatto, l'odore non mi è piaciuto e la consistenza nemmeno, e secondo me non è troppo efficace. È anche vero che non l'ho utilizzato costantemente, però no, credo che Rila Steel faccia dei prodotti decisamente migliori di questo. Poi, ultimo prodotto per il corpo, non per me ma per il mio bimbo, questo qui della Mustela, c'è anche il prezzo, 11,10 euro, è un prodotto buonissimo, molto delicato, profumo davvero delicato, prodotto migliore in assoluto secondo me per la pelle del bimbi. Per quanto riguarda la skin care, sono pochi, sono molto meno, quindi ho quasi finito, ragazze. Allora, il primo prodotto che mi mostro è il tonico di Dior, che ho da una vita, non riuscivo mai a terminare perché è un prodotto che non mi piace. Sento una base alcolica troppo forte, mi brucia gli occhi quando vado sulla zona, diciamo, del contorno occhi, un macello. L'unica cosa positiva è il profumo, ad eccezione di quella puntina alcolica che sento, però è un prodotto che sicuramente non ricomprerò, è un prodotto abbastanza costoso e non mi è piaciuto. Poi, altro prodotto è della Glam Glow, questo detergente che ho utilizzato con il Clarisonic. Inizialmente non mi dispiaceva affatto. Poi vi dico la verità, ho fatto veramente fatica a terminarlo perché precedentemente avevo utilizzato quello di Estée Lauder, che secondo me è il detergente da utilizzare col Clarisonic per eccellenza, e dopo aver provato quello, questo non mi è sembrato un granché. Però è comunque un prodotto discreto. Ultimo prodotto di skincare,
questo ve lo faccio vedere sempre, ragazze, però io trovo che sia lo struccante occhi migliore al mondo, è questo qui di Chanel. Per quanto riguarda invece il make-up, non ho proprio terminato questo prodotto, però è questo, è un prodotto per le sopracciglia. Era un prodotto ottimo finché non si è seccato e quindi è un prodotto per me terminato, vedete? Si è completamente seccato. Non so come mai, io l'ho sempre chiuso bene, ma purtroppo si è seccato e mi è andato via un sacco di prodotto, non posso più utilizzarlo. Quindi, cosa dire, un prodotto ottimo finché è durato, è un prodotto che sicuramente consiglio. Bene, ragazze, con questo è tutto, spero di essere stata più veloce possibile e io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!